forse a differenza degli anni scorsi, questo bilancio di economia che ce ne sono molti, ma forse sono dei dati più reali, che essendo arrivati al 3 novembre sappiamo realmente dove si spenderà e quello che non si spenderà. Come dicevo prima, non è detto che non ci siano nei prossimi giorni da parte del governo nazionale le modifiche, addirittura dell'ampliamento, che potrebbe esserci un taglio del fondo di solidarietà ai comuni e quindi dando la possibilità per altri fino al 15 dicembre di un'ulteriore modifica, variazione, quindi addirittura una cosa in più o in meno. È un'ipotesi, è un'ipotesi, in più non siamo ormai, cioè, il taglio al fondo di solidarietà, taglio al fondo di solidarietà. Quindi questa è l'ipotesi, non so se sia un'ipotesi allarmistica di ragioniero, sia una realtà, comunque se verrà verrà, noi non è che possiamo. Per quanto riguarda questo bilancio, l'IMU risulta invariata rispetto agli anni scorsi, la stessa cosa l'addizionale e l'imposta di soggiorno. Per quanto riguarda le spese per i costi del ciclo integrale dei rifiuti, la somma totale è la stessa più o meno, ma sono variate, come dicevamo prima, una serie di modifiche dal passaggio dalla TARES alla TARES. Quello che è accaduto è che destiniamo questo emendamento, voi sapete c'è la storia delle cooperative Speranza, che Maria Sant'Andrea la conoscete benissimo, una storia che va che erano notte dei tempi dagli anni 80 quando furono costruite queste cooperative che erano in due lotti. Noi negli anni 2005-2006 riuscimmo a trovare una soluzione per una parte delle cooperative, da parte della cooperativa Speranza e Sant'Andrea non ci fu la volontà, un accordo, e quindi dopo anni ci è arrivata questa sentenza che naturalmente diciamo che è una partita di giro alla lunga, perché come previsto dalla convenzione il comune deve pagare, ma poi si deve rivalere sui proprietari delle cose, noi abbiamo specificato anche in delibera. Quindi noi abbiamo destinato l'avanzo di amministrazione per coprire momentaneamente questo debito fuori bilancio, però è pacifico che come previsto dalla convenzione con le cooperative poi ci sarà la rivalsa, e infatti già siamo partite le lettere, ci hanno convocato due volte i soggetti delle cooperative. Mi dispiace che purtroppo questo è un fatto, saranno loro che procureranno rimborsare il comune. Per quanto riguarda quindi le entrate, più o meno sono le stesse, ma naturalmente invito i consiglieri a chiedere delle specifiche, tante specifiche richieste su un quadro capitolo. Ci sono un bilancio un po' più reale, come ho detto, la reale non è perché gli altri bilanci non sono reali, perché arrivato al 30 novembre più o meno sappiamo quanti soldi sono stati presi dalle sanzioni amministrative, quanti soldi sono stati presi dalle sanzioni alla violazione ai regolamenti comunali. Quindi come spesa c'è un aumento per quanto riguarda circa 80.000 per quanto riguarda i fondi trasferimenti al piano sociale di zona, che per la maggior parte sono dovute a diversi, a due o tre fattori fondamentali. Uno, la riduzione di quelli che sono i trasferimenti regionali, non ci sono stati. Due, se si sono fatte fare le colonne marine per circa 20.000 euro. Tre, se non sbaglio c'è qualche cosa, la spesa del commissario che è stata nominata dalla regione. C'è una rimodulazione, sono dei capitoli che sono stati un po' tagliati, cioè, ad esempio l'agricoltura c'erano 23.000 euro, se ne sono 8.000, altre cose specifiche, però io magari mi aspetto di domande specifiche così avrete risposte specifiche. Passo la parola all'ingegnere Orlando. Sì, come diceva il sindaco, sembra un po', come dire, grottesco approvare un bilancio di revisione a novembre, però forse perché è l'unico bilancio del ritiro.
bilancio che noi abbiamo confrontato con quelli degli anni scorsi, ricalca sostanzialmente, penso che la ristrettezza dei tempi non poteva fare altrimenti, anche se ci sono delle, come dire, delle stridenti differenze, anche se ti interrompo, questo bilancio, come tu dici, potrebbe essere totalmente stravolto anche per quanto riguarda le somme non impegnate ancora. E per questo fatto il codice di che potrebbe essere ancora cambiato, perché se quella nota che è uscita sul Ministero e poi non so comprano gli altri comuni che parlano di 2 milioni di euro a Sorrento, 460 a noi, e quindi potrebbe essere ancora ulteriormente. Però quello che tu stai dicendo aiuta a dire quello che avevamo nel precedente punto dell'ordine del giorno già detto noi della minoranza, che un comune non si può permettere di vendere immobili suscettibili di produrre reddito, ma reddito concreto. Non sono le abitazioni che abbiamo visto alla fine, comunque di fatto vengono sottratte all'uso alla disponibilità del comune ed hanno solo un costo della loro gestione e manutenzione. Qua parliamo di immobili che possono fare attività commerciale. L'esempio ultimo è quello dell'affitto che abbiamo fatto dello stabilimento balneare Catarì, che rende 60.000 euro all'anno a fronte dei pochi euro che ci danno invece gli altri stabilimenti balneari. Ecco, questa è la strada, visto che il fondo di stabilità si riduce, visto che l'IMU non si sa che fine farà, ma che comunque è una balzella a carico dei cittadini, la TARES è la partita di giro. Oggi i comuni non hanno altre fonti se non quella di mettere a reddito i propri immobili. Penso che il Comune di Sant'Agnello debba prendere questa strada, preservare, valorizzare, perché il piano di dismissione e valorizzazione non significa vendere, significa valorizzare. Valorizziamo gli immobili che abbiamo, quelli, ripeto, suscettibili di produrre reddito, e puntiamo appunto su interventi che alleggeriscono il più possibile l'imposizione fiscale sui cittadini, perché altrimenti non riusciremo l'anno prossimo, a fare il bilancio per Giorgio, perché con queste prospettive noi non riusciremo a quadrare neanche i costi fissi del Comune di Sant'Agnello, parlo di personale, parlo di spazzatura, parlo di consumi. E quindi noi non condividiamo queste scelte di aumentare da 300 a 400 mila euro la spesa sociale. La spesa sociale evidentemente, come dici tu, oggi è diventata insostenibile perché non ci sono più contributi regionali. Allora io mi chiedo se la norma lo prevede, non lo so se lo prevede, se si può, comunque si deve fare un momento di riflessione su questo piano di zona. Deve essere snellito, deve essere abolito, deve essere rivisto totalmente, ma 400.000 euro probabilmente di 400.000 euro arriveranno neanche la metà ai nostri cittadini. Adesso si perdono tra figure professionali, cooperative, attività. Argomento affrontato da Gian Michele. In ogni zona siamo stati accusati in un momento particolare dell'anno, era agosto, di essere predisposti, provocatori, perché avevamo fatto delle domande precise, puntigliose, e intanto però siamo arrivati a questo, siamo arrivati a un commissariamento, quindi ci speriamo, in questo caso all'assessore, di avere qualche risposta, perché i tagli di cui ha parlato il sindaco dei trasferimenti regionali erano tagli, se non ricordo male, fin quando erano già previsti nel 2011, si prevedeva questi tagli, quindi si andava incontro a questo. E non penso che il costo del commissario adatta sia di per un mese, non sia che possa giustificare questo incremento circa 30%, poi alla fine del bilancio del Comune di Sant'Agnello, 10.000 persone, 400.000 euro, sono una voce spropositata che non dà risposte, però in questo caso reali, perché voi cercate poi di utilizzare un altro fondo, quello di contributi ordinari, per far fronte alle richieste dei cittadini. Quindi c'è qualcosa in questo meccanismo
che noi diciamo, ci sono state sempre voci critiche sul piano di zona. Quando mi sono occupato, ho cercato di capire che cosa poteva essere conservato delle mille cose che fanno bene il piano di zona. Però adesso sembra che il meccanismo sia sfuggito di mano, perché due comuni importanti continuano ad essere fuori. Questo per quanto riguarda qualche domanda e qualche risposta. Noi come minoranza, ma noi come paese, penso ce la aspettiamo dall'amministrazione e dall'assessore in particolare. Per quanto riguarda gli altri argomenti, qualche punto in particolare, comunque è vero, un bilancio che arriva a fine d'anno, però qualche scelta l'amministrazione legittimamente l'ha fatta. In altri tempi si sarebbe sollevato una gazzarra al Consiglio Comunale. Sul Natale sono stati impegnati tanti, finora soldi, tanti soldi, e le luci sembrava veramente uno spregio alla miseria dei cittadini, quelle luci degli anni passati. Adesso va tutto bene, questo quindi è giusto solo per segnalarlo, ci vuole un minimo di obiettività nel valutare le cose. Un paese turistico come Sant'Agnello merita un Natale con il giusto impegno, senza però eccessi, che sembra forse quest'anno qualche eccesso ci sia. A proposito di Natale, utilizzo questo mio tempo per segnalare a Tonino, assessore Castellano, un aspetto che sembra, pure parlando di massimi sistemi, di missioni di immobili, sembra minore, però viene anche la vivibilità dei cittadini, prima di tutto. La pista del ghiaccio che occupa tutto il piazzale della stazione. L'accesso alla stazione, già disastrata di per sé, non è colpa nostra sicuramente, è particolare. Adesso l'accesso è diventato quasi impossibile. Si sono persi 15 posti auto. Il lunedì c'è il mercato. Parcheggiare è diventato quasi impossibile. Sicuramente troverete il modo per facilitare la sosta nei paraggi della piazza Municipio, perché passeggiando ieri per piazzetta Angri, ieri sera era diventato, diciamo, tutte le persone che posteggiavano lì hanno posteggiato a piazzetta Angri, c'erano 7-8 macchine alle 9 di sera. Questo è un aspetto da... Ma che di sotto li possono parcheggiare sotto pure le strisce della... Che ti voglio sotto è un'altra cosa, perché poi vediamo 10.000 euro impegnati per la commissione pari opportunità. Quando è stata istituita questa commissione non aveva soldi, non aveva un capitolo ad hoc. No, sono in generale, diciamo, quanto tema è così per il verde pubblico. Vogliamo il paese, lo vogliamo, bello, però c'è un impegno particolare sul verde pubblico, i soldi sono raddoppiati. Quindi questi aspetti pure vanno evidenziati in un momento in cui, l'avete detto, l'abbiamo ridetto, c'è un reale disagio di cittadini. Quindi noi per questo momento, sì, vabbè, poi annunciamo. Volevo aggiungere sempre su questi piccoli, diciamo così, incrementi di spesa che hanno in passato alcuni amministratori di opposizione, Giorgio Salvati, Giovanni Di Gloria, faceva ferro e fuoco sui giornali per alcune voci di spesa. Ecco, oggi vediamo che la comunicazione passa da 12.000 a 18.000 euro e ci chiediamo perché in questo momento di incertezza. Andando invece su argomenti più importanti, noi non condividiamo per esempio l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il fondo di valutazione crediti per 800.000 euro. Se ho capito bene, Presidente, da chiedere a Yamin, nonostante sia super partes, almeno come diciamo parere tecnico, il fondo di valutazione crediti di 800.000 euro è stato previsto in quanto si ipotizza che tra i residui passivi, residui attivi, cioè tra quelle...